Ad ogni manovra di ogni governo torna il problema, il tema delle scuole paritarie, con i Pasdaran indignati per il sostegno oneroso di uno Stato laico e famiglie, presidi e insegnanti che invece lamentano il mancato riconoscimento di un servizio pubblico. Anna Moni Alfieri, suora Anna Moni Alfieri, è una religiosa delle Marcelline, si occupa di scuola da sempre, da quando forse andava ancora a scuola, credo, è un'esperta di paritarietà al tavolo della Regione Lombardia, del MIUR, ha decine di pubblicazioni e lauree. Come hai questa passione, suora Anna Moni? Amo molto la scuola, amo molto lo studio e quindi credo che la scuola renda liberi. Eri una secchiona tu a scuola? Ero una ribelle, avevo sei in condotta. Senti, non so se sei ribelle, però sei sicuramente considerata addirittura una passionaria, ti definiscono. Sei molto tosta, per usare un termine che, insomma, che ritengo un complimento, molto decisa e fastidiosa per qualcuno. Sì. Un po' antipatica, non lo so, ma questo fa parte proprio dall'avere il voglia e il desiderio di restituire alla famiglia la libertà. Questa battaglia, secondo te, se la vuoi chiamare in questo modo, noi siamo sempre un po' preoccupati di questi termini guerreschi, perché però possiamo definirla tale, quella sulla riconoscimento di una reale parità tra scuola che è sempre pubblica, quindi scuola statale e non statale? Questa è una battaglia buona nel senso di un processo, ecco, in questi termini. È importante perché in Italia, solo in Italia, rispetto a tutta l'Europa, la famiglia italiana, dopo aver pagato le tasse, non può esercitare liberamente la propria responsabilità educativa scegliendo fra una scuola statale e una scuola paritaria, entrambe pubbliche, entrambe con l'equipollenza dei titoli, perché c'è un vincolo che si chiama discriminazione economica. Detto in estrema sintesi, in Italia solo il ricco sceglie e il povero si accontenta, quindi reputo che sia una battaglia di civiltà. Ma non è proprio il contrario, che sono le scuole cattoliche soprattutto, le scuole private, insomma, sono le scuole dei ricchi? Guardi, le scuole paritarie sono le scuole pubbliche paritarie che hanno delle rette che lo Stato stesso riconosce essere al di sotto dei 6.000 euro, cifra che lo Stato italiano definisce costo medio studente. E difatti i ministeri ogni anno si presentano in Europa dicendo: le scuole paritarie che hanno una retta sotto il costo medio studente, cioè 6.600, sono scuole dalle rette simboliche. Quindi è evidente che è una leggenda, una narrativa che non corrisponde a verità. Altre sono le scuole private, quelle dei ricchi con la retta da 20.000 euro, ma non rientrano in questo comparto in crisi. Ma sono soprattutto negli Stati Uniti e non da noi. Però da noi è un tema per le famiglie, soprattutto in termini di crisi economica, e ormai viviamo in crisi economica da almeno 10 anni, sostenere un costo che è comunque alto per andare a mandare a scuola i figli, soprattutto se uno ha una famiglia numerosa. La scuola pubblica, così viene definita, cioè la scuola statale, è gratuita per le famiglie. E difatti è qui che arriva il punto di volta. Per i 7 milioni di studenti che vanno nelle 40.000 sedi scolastiche statali, l'allievo non è gratuito, costa a tasse di cittadini 8.500 euro, definito tale dall'OCSE PISA. Gli stessi studi laici hanno dimostrato che un allievo arriva a costare 10.000 euro, quindi al netto che manca la carta igienica, le strutture sono fatiscenti e i docenti sono sottopagati. Al contrario, per i 900.000 alunni che frequentano le 12.000 sedi scolastiche paritarie, lo Stato destina 500 euro, quindi vuol dire che queste famiglie che pagano 2 volte le tasse e la retta sono i primi finanziatori dello Stato italiano per 6 miliardi di euro all'anno. È vero l'esatto contrario. Ecco, quindi non è vero che la scuola statale è gratuita, la paghiamo tutti noi con le tasse, solo che ci fa meno effetto perché viene un po' diluito questo pagamento nel tempo e negli anni. In periodo di pandemia la situazione naturalmente si è fatta ancora più critica perché il costo per le famiglie diventa ancora più difficile da sostenere, visto che comunque i bambini ce li dobbiamo tenere a girare per casa. È vero, suora Anna Moni, che la crisi delle vocazioni, visto che per la maggior parte le scuole paritarie sono cattoliche, ha aumentato il problema del sostegno economico, perché prima queste scuole si affidavano al lavoro gratuito dei religiosi e delle religiose, oggi bisogna pagare insegnanti esterni.
Certamente, oramai da 15 anni questi istituti hanno un'assenza di religiosi molto importante, quindi e poi ci sarebbe da aprire grossi capitoli sulla positività dell'apertura ai laici, però queste sono scuole che danno da lavorare a 180.000 dipendenti, quindi sono scuole che hanno dei costi dalle utenze, ai servizi, ai dipendenti e tutto quanto da pagare, considerato che la retta non la aumentano troppo per non tagliare in due la società. La scuola dell'infanzia si esigeva sul 2005, arrivando fino a liceo 4.200, evidentemente la differenza è coperta ricorrendo a un'alta soglia di indebitamento. Il problema è emerso proprio in tempi di coronavirus perché la famiglia non riesce a pagare due volte le tasse e la retta, seppur bassa o comunque mediata, le scuole non riescono a pagare i dipendenti e l'allarme sociale che è stato lanciato al governo di grande responsabilità è a rischio di chiusura il 30% di queste scuole, con 300.000 alunni che si riversano nello Stato, dei costi calcolati in modo scientifico con l'Istituto Bruno Leoni che si aggirano a 2,4 miliardi di euro. Lo Stato ha ben presente che a settembre dovrebbe chiedere 2,4 miliardi di euro di tasse dei cittadini per questo comparto, più 3 miliardi per riaprire la scuola statale, con l'allarme serio che la scuola non riparte. Ascolta, Sor Anna Monia, in Italia ritorna spessissimo questo refrain perché c'è il Vaticano, la Chiesa è ancora molto forte come presenza e quindi lo Stato deve sostenere le scuole cattoliche. In realtà è esattamente l'opposto, cioè in tutti i paesi europei la paritarietà, non solo giuridica ma anche economica, è storia. Certo, perché lo Stato italiano, come tutti gli Stati, non devono ostacolare né favorire la religione, ma neanche ostacolarla. Vede, quel senza oneri per lo Stato che lei ha detto, sarebbe bellissimo riprendere gli studi dei costituenti, in realtà è stato tradito proprio dallo Stato italiano, perché non è più senza oneri per lo Stato, ma è con benefici per lo Stato. Cioè la famiglia e la scuola paritaria, nella logica della sussidiarietà al contrario, finanziano lo Stato. Peggio però non si comprende, ma in questa pandemia è stato lanciato chiaro anche dalla CEI, oltre che dalle conferenze USMI e CISM, nessuno sta chiedendo Che cosa soldi per le sono scuole le conferenze private. USMI e CISM? Le conferenze USMI e CISM sono i rappresentanti di tutta la vita religiosa che da anni si occupa proprio di queste scuole, che hanno quella caratteristica rispetto al resto di avere quella libertà di parola che diventa anche autorevolezza e tale da dire: noi non vogliamo soldi per la scuola paritaria, ma vogliamo che sia la famiglia messa in grado di scegliere dopo aver pagato due volte le tasse e la retta, come avviene in tutta Europa. Una sorta di buono scuola esteso a tutto il paese, insomma. Esattamente. Noi abbiamo fatto uno studio da ricercatori, che peraltro è anche ai tavoli del governo, che si chiama costo standard di sostenibilità. È un po' come la sanità: un allievo non può costare 10.000 euro, ma neanche 500 euro. Deve costare in un costo di efficienza 5.500 euro e va tradotto in buono scuola, in quote capitarie, in voucher, in detrazione, come vogliamo, come avviene nella laica Francia, ed è l'unica operazione che riesce a dare le gambe alla legge 62 del 2000, che pur essendo una buona legge non ha mai avuto le gambe operative per camminare. In tempi di pandemia l'allarme è più grave, perché il rischio è di isolare 300.000 alunni disabili già isolati e 1.600.000 alunni non raggiunti dalla didattica a distanza, che tenderanno a triplicarsi. Perché hai citato gli alunni disabili? Cosa c'entrano Perché se con ne parla poco. In cosa tempi di c'entrano pandemia con le paritarie? c'entrano questo, perché in emergenza coronavirus gli allievi disabili, 300.000 alunni, sono abbandonati a se stessi perché con la didattica a distanza è difficile raggiungerli. Si aumenta così la discriminazione che già si perpetua negli anni verso i disabili, che se scelgono la scuola statale, per loro lo Stato, nonostante destina 20.000 euro, non c'è il docente di sostegno. Se scelgono la scuola paritaria, per loro lo Stato, pur riconoscendoli disabili, assegna 1.600 euro. Il resto lo devono pagare loro, le famiglie o la scuola. Quindi evidentemente è un sistema estremamente discriminatorio. Il rischio di non riaprire le scuole a settembre, il rischio sempre più grave. Sor Anna Monia, come mai in questo paese siamo così ideologici su questo argomento? Cioè, questo continuo richiamo alla laicità, come se la religione o le scuole cattoliche fossero opposte alla laicità e non il clericalismo. Cioè, qui stiamo parlando di una scelta, di un'educazione improntata a certi valori e a una fede.
Io credo che l'Italia sia un paese, lo dimostra il fatto che per i ricercatori non c'è spazio, quindi molti devono andare all'estero, tranne poi essere non solo per ragioni economiche, ma anche per ragioni intellettuali. Un ricercatore, uno studioso, chi fa, la paga cara in Italia. È questo che credo sia il vero danno alla radice di quello che lei sta dicendo, perché la laicità richiede una libertà dal bigottismo, il quale bigottismo è pericoloso e nell'ortodossia come nel laicismo, quindi si pecca in entrambi i lati. Il problema è ideologico, ma è anche di profonda ignoranza, di non conoscenza. E c'è veramente una tale non conoscenza. Quando approcciamo i numeri, tutti capiscono che in realtà è l'esatto contrario della leggenda, però l'epoca dei Twitter e della comunicazione veloce ci impedisce anche di avere il tempo di fare un'argomentazione un po' più complessa, e la scuola domanda questa argomentazione. Peraltro, aggiungo il fatto che della scuola tutti si sentono autorizzati a parlare, tutti, dai filosofi agli economisti ai commercianti, perché la scuola è un tema, mentre così non si sognerebbe nessuno di fare nella sanità. L'altro elemento che ha intriso e che oggi, grazie a Dio, siamo riusciti in tempi di coronavirus a sfatare è che la battaglia buona e civile sulla libertà di scelta educativa, sul pluralismo, ha visto spesso anche il nostro mondo, coloro che appunto affrontava questa battaglia, un approccio errato. Spesso anche il nostro mondo ha fatto l'errore di perdersi e di perdere tempo sulla diatriba, contributi alla famiglia, contributi alla scuola, buono scuola sì, buono scuola no, scuola libera sì, scuola libera no. Se la scuola non è dello Stato, non è neanche della Chiesa. Ah, ecco, detto da una suora, questa espressione toglie ogni riferimento possibile, ogni pregiudizio sul bigottismo a cui facevi riferimento. Ora, la legge sulla parità scolastica è del 2000 e suo papà si chiama Luigi Berlinguer, un cognome che è storia nel nostro paese. Questo la identifica come un uomo sicuramente non conservatore, non clericale, non bigotto, ma sicuramente un uomo di sinistra. A riprova che questa questione della parità non ha niente a che fare con la destra e la sinistra politica e né con la Chiesa cattolica e la laicità. La materia è complessa, adesso però si è evoluta, quindi oggi ne discutiamo in una condizione politica e culturale diversa da quella che iniziamo a fare prima che fosse approvata la legge numero 62, che ha messo alcune cose in ordine in proposito. Il punto di partenza è che la cultura popolare italiana, la cultura del popolo, la mentalità diffusa non ha molta competenza e molto interesse a parlare di scuola. Il nostro popolo, la nostra società sul terreno dell'istruzione è ignorante. Le scuole dello Stato sono il 30%. Eppure l'acculturazione della popolazione olandese è più alta della nostra. Non è detto che sia la scuola statale l'unica strada per elevare la cultura generale di una popolazione, ma tutte le iniziative, tutte che nell'articolo costituzionale sono presentate come un diritto di aprire scuole, che è scritto in Costituzione. E si parla di un diritto di aprire anche altre scuole oltre a quelle statali, dovrebbe rispecchiare una cultura generale del paese che dice che bisogna incoraggiare tutti gli investimenti possibili, privati e pubblici, a favore dell'educazione. Professor Berlinguer, lei è un accademico, lei è Vada. stato ministro dell'istruzione appunto a cavallo degli anni 2000. Io le domando, chi l'ha ispirata in questa legge sulla parità? Chi l'ha ispirata a stabilire che le scuole non sono distinte solo tra private e pubbliche, ma ci sono scuole che rispondono a certi requisiti che devono essere considerate pubbliche anche se sono gestite dalla società civile? Mi ha ispirato la mia cultura, la mia mentalità. Aspetti, io sono convinto che l'esercizio di un'attività di istruzione è sempre un esercizio pubblico, chiunque lo svolga. Ed è un grave errore identificare le scuole statali con la scuola pubblica. La scuola è pubblica perché la scuola privata non esiste. Cioè non esiste.
esiste una gestione privata. Allora, se noi parliamo non della natura della scuola, che è sempre pubblica, guai se non fosse così, perché l'esercizio dell'educazione, dell'istruzione, è un esercizio pubblico, con finalità pubbliche. Ebbene, ci sono naturalmente in tutto il mondo, c'è un'eterogeneità di gestori, di coloro che organizzano le scuole, ed è per questo che anche la nostra Costituzione dice enti e privati hanno diritto di istituire. Cioè possono istituire le scuole lo Stato, gli enti locali o anche privati. Anzi, più c'è investimento in questo campo, più si drenano risorse dalla società per favorire i diversi livelli di istruzione, cercando di arrivare anche dove non arriva la struttura statuale, a garantirli, questo è un fatto positivo. Quindi l'odio teologico contro l'intervento di gestione privata della funzione pubblica della scuola è una chiusura politica e come di una mai, parte della sinistra che aveva quest'idea. Noi l'abbiamo, io che sono più di sinistra di costoro, perché io voglio dirle un segreto, che io sono di sinistra. L'ho detto. E allora lo dico anche se è un segreto e lo posso garantire. Ma sono più di sinistra di coloro che pensano che soltanto lo Stato sia sinistra. Professore, lei è stato ostacolato allora? Ho avuto i favorevoli e i contrari. È inutile cercare i pettegolezzi. C'erano i favorevoli e i contrari e si sono trovati con una persona tosta che era convinta che la funzione dell'istruzione è pubblica comunque e che bisogna però favorire investimenti dello Stato, naturalmente, prima di tutto dello Stato, ma poi anche investimenti privati, purché sia garantita la natura della struttura di quella scuola che esercita una funzione pubblica. È tutto qua. Allora, è successo che adesso, dopo la legge 62, c'è stato respiro nel mondo delle scuole non statali, perché c'è stato un riconoscimento. Però ci sono stati degli obblighi, perché prima, non dimenticatelo, c'erano molte scuole gestite da privati e particolarmente del mondo Vaticano, dove insegnavano docenti non laureati, dove la docenza non era ad alto livello, parlo di molti anni fa, non era ad alto livello. Noi abbiamo imposto con la legge 62 un particolare apparato di docenza di tutte le scuole gestite dallo Stato o dai privati che garantissero che il corpo docente fosse adeguato alla funzione, per esempio, è uno degli esempi. Ora questo ha caricato, questo ed altri, il mondo delle scuole non statali di costi maggiori, come era ovvio, perché chiaro, prima sgattaiolavano vivendo in un modo un po' come era all'inizio, forse era anche naturale che fosse così, oggi non è più così. E allora dobbiamo far osservare questa qualità. Un punto fermo è che il pluralismo non è di destra e di sinistra, è un valore per tutti, giusto? No, secondo me il pluralismo è di sinistra, perché l'avversario del pluralismo è il fascismo, che è di estrema destra, e in cui non c'è pluralità ma c'è soltanto che comanda uno. Perché il pluralismo è libertà, è favorire la libertà, favorire la base. È curioso però, professore, che proprio da una certa sinistra continuano ad arrivare ogni anno gli strali contro lo spreco dei soldi statali sulle paritarie. Penso a un articolo di Corrado Augias, allora, su Repubblica, in cui si parlava appunto quasi indignati dall'obbligo di studiare solo alcune cose. Io ho vissuto alcuni decenni di battaglia dentro la sinistra, vero? Perché in tutto il mondo politico ci sono polemiche e discussioni. E quando si trattava di adottare posizioni polemiche dentro il mio mondo, su posizioni arretrate o estremiste, l'estremismo è la malattia infantile della sinistra, come diceva Lenin. È la malattia infantile, l'estremismo è cecità paraideologica rispetto alla realtà effettuale dei problemi. Noi siamo per una lucidità nell'affrontare i problemi e vederne la consistenza reale. Ecco, questo è il punto.
Professore, tuttavia, in una situazione di crisi per il Paese e per tutto il comparto scuola, naturalmente, è giustificabile chiedere dei trasferimenti in più da parte dello Stato a scuole che non sono statali? No, aspetti. È giustificato, sì. Se si costituisce una struttura autorizzata dalla Costituzione, enti e privati hanno il diritto di istituire scuole. Con la parola diritto non hanno la licenza, la possibilità, può essere concesso loro. Non è una concessione dello Stato, è un diritto costituzionale di istituire scuole che non siano quelle statali soltanto. Di fronte a questo, se c'è chi presenta un progetto che rispetta quel precetto e che sia strutturalmente e culturalmente adeguato, loro possono iniziare, nessuno glielo può impedire. Si farà una valutazione sulla qualità della proposta. E in quel caso, se poi loro chiedono anche degli aiuti, come le chiedono tante altre istituzioni, non solo scolastiche, naturalmente garantendosi il proprio finanziamento iniziale, come ovvio, bene, se questo avviene, noi dobbiamo incoraggiare l'investimento sulla scuola dello Stato e del non Stato, l'aumento della spesa complessiva dell'intera società italiana verso l'istruzione, perché è una spesa ancora insufficiente. Tra l'altro chiedo a suora Anna Monia, a quanto ammontano questi aiuti? Sono davvero tanti? Parliamo di milioni tutti gli anni, insomma, mi sembrano briciole. Allora, ogni anno lo Stato italiano destina 510 milioni per i 900.000 alunni che frequentano le scuole paritarie, pari a 500 euro, a fronte di 6 miliardi di euro che chiede indietro alle famiglie, quindi sono proprio briciole. In tempi di coronavirus lo Stato italiano, a questo punto, anzi oserei dire di più, il governo e il Parlamento, tutti quanti, sanno che per dare un futuro al Paese è necessario aiutare queste famiglie, ribadisco, non le scuole. Io preferisco essere molto chiara. Siccome nell'ultimo decreto bozze rilancio nulla era previsto per il mondo degli alunni delle scuole paritarie, poi in extremis dopo una manifestazione di forte allarme che tutte le scuole, una grossissima piazza virtuale dove ha visto migliaia di persone, sono scese in campo il 19 e 20, ha stanziato 150 milioni di euro, pari a 200 euro ad anno per allievo. Non può aiutare con queste piccole cifre le famiglie, lo sa bene. Quindi ripeto, la richiesta è unica, non amo i mezzi termini. In questo momento, in questi giorni, il Parlamento si deve impegnare, avendo le risorse ed essendo in emergenza, a destinare 1 miliardo di euro a questo comparto, così distribuito: detrazioni delle rette secondo i costi standard, incremento del fondo e contributo per le scuole per scontare la retta, aiuti delle regioni, delle province e dei comuni, sconto delle imposte e tasse per queste scuole per scontare la retta, le pulizie straordinarie anche per queste scuole, sempre per scontare la retta, il finanziamento della didattica a distanza, l'intervento della CE che già c'è stato con 20.000 borse di studio. Questo non richiede denaro in più, ma richiede una gestione migliore di quelle che ci sono. Vogliamo ricordare il valore ancora una volta, suora Anna Monia, cioè noi parliamo di denaro perché parliamo di risorse che le famiglie investono. Per quale motivo? Per quale significato? Guardi, per un significato molto semplice. Primo, perché ai sensi della Costituzione italiana, che per noi è la nostra carta di valori, e la responsabilità educativa spetta in capo alla famiglia, che per poter essere agita come ogni tipo di responsabilità deve essere agito in modo libero. E la libertà si esplica in un pluralismo, non in altro. Questo ampiamente dimostrato anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Secondo, la scuola, come diceva Calamandrei, è l'unica realtà che fa di sudditi cittadini. Terzo elemento fondamentale: un sistema che si fonda su un monopolio educativo, qualunque esso sia il gestore di questo monopolio, è sempre pericoloso perché rasenta i regimi. Altro elemento: se noi non investiamo nel pluralismo educativo, non innalziamo il livello di qualità solo perché garantisce la concorrenza fra le scuole. E poi, non ultimo elemento in ordine di importanza, ma il primo nella lista,
è fondamentale tornare a reinvestire nella scuola e nella libertà, perché per privare un paese della libertà si chiude prima un cinema, poi un teatro, poi un bar e poi una scuola. L'Italia vive un allarme molto serio, che è quello del monopolio educativo. Professor Berlinguer, è d'accordo? Senta, io sono d'accordo, non su tutto, ma in buona misura su questo, ma è quello che ho detto fino ad ora, perché l'obiettivo finale è garantire l'istruzione per tutti, cosa che in Italia non è ancora un grande obiettivo sociale. Tra l'altro non abbiamo detto degli asili, perché in realtà le scuole paritarie, per la maggior parte, vero sorella Monia, riguardano la scuola dell'infanzia. La scuola dell'infanzia è quella che lo Stato non riesce a coprire mai, e quindi è una necessità. Esatto, tra l'altro in particolare per questa cosa che sta citando lei, l'infanzia, che è diversa dalla scuola secondaria superiore o anche dalla scuola media. L'infanzia, nell'infanzia, la debolezza statale è diffusa, c'è ancora una consistente partecipazione della scuola non statale che gestisce questo settore. Ma siccome noi consideriamo fondamentale anche la culturazione, sia pure nei modi dovuti, a quell'età, va sostenuta complessivamente questo sforzo. Sor Anna Monia, quante sono le scuole dell'infanzia in Italia paritarie? Allora, in Italia abbiamo scuole dell'infanzia pari a 8.957, frequentate da 524.000 alunni, mentre le scuole dell'infanzia statali sono 13.000 scuole frequentate da 900.000 alunni. Questo dà la misura di come le scuole paritarie siano altamente, e di fronte al collasso delle scuole dell'infanzia paritarie non soltanto si riversa in maggiori spese, ma fisicamente non c'è più la struttura della scuola statale. Peraltro apre un grosso capitolo per il comparto 0-6 anni riferito proprio alle donne, nel senso che qualora non dovesse riaprire la scuola dell'infanzia, dell'accudimento per la maggior parte se ne occuperanno le donne più svantaggiate economicamente. Non l'abbiamo visto in questo periodo di pandemia, naturalmente, no? Bisogna porre per me con urgenza l'esistenza di un problema urgente scuola per l'infanzia e di destinazione di finanziamenti per sostenere l'efficacia e l'attività delle scuole per l'infanzia rivolte a questo comparto dei nostri bambini. Non possiamo trascurarlo, lasciarlo spegnere lentamente nell'inedia. Ecco, questo bisogna combatterlo. Ultima cosa, sor Anna Monia Alfieri, citavo prima un articolo velocemente di Corrado Augias che indignato diceva: in una scuola paritaria bisogna studiare, per esempio, che Gesù Cristo è figlio di Dio. E io le chiedo, è più libero? È più libera la mia scuola se sono invece obbligato a studiare che non esistono un maschio e una femmina, ma che uno stesso se lo può scegliere? Voglio dire, l'ideologia e l'obbligo ottuso di studiare solo certe cose esiste soltanto nella scuola cattolica per certi intellettuali? Guardi, è un grande intellettuale, se fosse in ascolto lo inviterei a confrontarsi con mio fratello Francesco Alfieri, che ha accompagnato alla morte Severino, visto che lo cita. Quindi spesso anche la cultura piega alle proprie ragioni il pensiero. La libertà non è sempre accompagnata alla cultura, e la cultura non è mai neutra. La cultura domanda a studiare che Gesù è figlio di Dio, ma che Maometto è Maometto, che Allah è Allah. Questo avviene nelle buone scuole pubbliche, statali e paritarie italiane. Si studia tutto, si studia la sessualità come si studia l'affettività, si studia l'individualità come si studia la collettività, si studia Bella Ciao come si studia Mussolini, si studia tutto. Perché la libertà è questo, è dare ad una persona tutti gli strumenti e la possibilità di una valutazione critica. Il monopolio fa paura soltanto a chi ha un pensiero limitato. Due cose mancano alla scuola in Italia, e sto citando Don Luigi Sturzo: libertà e i mezzi. Ma i mezzi senza libertà sarebbero sciupati, mentre con la libertà si riuscirebbe anche a trovare i mezzi. Grazie a tutti.